Milano, la seconda guerra mondiale scoppia alle 18 del 24 ottobre 1942, quando 70 bombardieri inglesi scaricano il loro micidiale carico di bombe sulla città. Là dove prima c'era folla, palazzi, negozi, rimangono ora incendi devastanti, case distrutte e centinaia di morti. Aerei nemici hanno sorvolato in ondate successive la città di Milano, lanciando bombe dirompenti ed incendiarie che causarono numerosi incendi e crolli a fabbricati di civili abitazioni. Tutto il corpo dei vigili del fuoco di Milano e la centinaia mobile del corpo di Bologna con tutto il materiale disponibile sono entrati immediatamente in azione fin dall'inizio dell'allarme, sotto il bombardamento. Inviamo immediatamente il corpo. A due anni dall'inizio del conflitto, i milanesi affondano negli orrori della guerra come gli abitanti di Torino, Genova, Napoli, da tempo diventati obiettivi di atroci bombardamenti. A Milano una bomba ha colpito anche il deposito esplosivo della ditta Darius, in piazzale Vapore, e gli operai sono morti affogati nei tifi. È un episodio agghiacciante. Per i milanesi, che per la prima volta sono costretti a rifugiarsi nei ricoveri pubblici, è un brusco risveglio. Però si trattava soprattutto di bombe incendiarie, tanto che passava attraverso questo piccolo sentiero che rimaneva, no? tra le macerie di una parte e le macerie dell'altra, e sopra le fiamme che si congiungevano, passavano sotto una galleria di fuoco. Questo sentiero era irriconoscibile ed era un ammasso di macerie. Le case, i grattacieli, non erano 40 ricordo avevo 12 anni, quindi me lo ricordo molto bene, cominciarono fortissimi bombardamenti di Milano e mi ricordo che quasi ogni notte suonavano le sirene e andavano in rifugio. Si moriva come poco nei rifugi perché avevano attrezzato rifugio le cantine delle case. Verso casa sono fatta velocemente tutto corso indipendenza. E allorché sono arrivata in via Compagnoni c'era già mio fratello spaventatissimo che mi aspettava e come mi ha visto mi ha preso e mi ha portato immediatamente nel rifugio di casa nostra. Purtroppo il giorno dopo sapemmo che il rifugio di Piazza Tricolore era stato colpito e erano morti tutti e quanti. Del maggio del 1943, che spiega poi la strategia utilizzata dagli inglesi nel corso di questo anno. Cioè, in sostanza, nel maggio del 1943, anche per pianificare le future incursioni, si diceva che l'Italia non era un paese industriale, nel senso che il potenziale industriale non faceva paura agli angloamericani. Veniva la capacità produttiva delle nostre fabbriche veniva calcolata per meno un 10%. Ecco, delle potenzialità produttive dell'industria tedesca. Poi il rapporto metteva in evidenza che negli ultimi 10 anni in Italia non c'era stata innovazione tecnologica, quindi insomma gli angloamericani non sono preoccupati più di tanto del potenziale industriale, quindi a questo punto non era produttivo tentare di colpire le fabbriche, cioè le fabbriche, è vero che in questo momento nel 43 producono ancora per l'esercito italiano, e poi produrranno per l'esercito tedesco dopo l'8 settembre. Però non era questo l'obiettivo. L'obiettivo da colpire invece era il centro delle città, ecco, dove sicuramente si facevano danni, anche se le bombe cadevano a distanza rispetto all'obiettivo, al punto di riferimento che poteva essere il Duomo, poteva essere l'Arena di Milano, no? Perché ogni volta che c'era un'incursione aerea c'era l'individuazione di un punto in
intorno al quale può tracciare l'area da bombardare. Quindi bombardando il centro di Milano, il centro di Torino, sicuramente ecco, i risultati sarebbero stati ottenuti, perché qualche bomba sarebbe scoppiata nei campi, in campagna, ecco, ma sicuramente il grosso delle bombe sarebbe caduto sull'area urbanizzata, mentre tentare di colpire le fabbriche voleva dire più delle volte sbagliare in maniera più grossolana l'obiettivo. Gli inglesi in questo momento pensano di utilizzare come sulle città tedesche più che altro le incendiarie, però le incendiarie non avranno in Italia lo stesso effetto delle città tedesche. Come mai? Perché le città tedesche allora, naturalmente ancora oggi parzialmente, allora erano costruite in gran parte utilizzando il legno, e il legno naturalmente sappiamo è fortemente infiammabile, quindi case storiche costruite ai tempi, ecco, con il legno, tetti, magari tetti di paglia, eccetera. Mentre a Milano case costruite così non ce n'erano, quindi case costruite ecco, con il cemento, dove le strutture di legno, eccetera, erano estremamente ridotte. Quindi gli inglesi si accorsero dopo ecco, che nonostante la devastazione che era stata operata, i risultati erano inferiori alle attese. Delle fabbriche del nord Italia conoscevano, possiamo dire gli inglesi, vita, morte e miracoli, conoscevano esattamente dove erano ubicate, che cosa producevano e qual era il potenziale. Però l'obiettivo fu sempre il centro delle città. Infatti quando ritornano gli inglesi, dopo il 24 ottobre, ritornano il giorno di San Valentino, quindi il 14 febbraio del 43, anche qua l'obiettivo non sono le fabbriche ma il centro. Questa volta invece di 70 aerei arrivano 138 Lancaster, e c'è da dire che il Lancaster per certi versi è stato forse migliore rispetto ai più famosi, se vogliamo, B-17 americani o le fortezze volanti B-24, perché le fortezze volanti potevano volare a 10.000 metri di quota, quindi questo naturalmente voleva dire migliori garanzie per non essere mitragliati. I Lancaster non potevano alzare di 6.000 metri di quota, però i Lancaster portavano un carico di bombe maggiore. E poi, mentre le fortezze volanti avevano bisogno di almeno 10 uomini di equipaggio alle mitragliere, e se cadeva una B-24 erano 10 ma anche 12 uomini che morivano, nel caso dei Lancaster invece viaggiavano più o meno con 6 uomini di equipaggio. Infatti gli inglesi dicevano che i nostri aerei sono migliori agli americani, gli americani altrimenti dicevano che i nostri aerei sono migliori, adesso è difficile dire, ma in ogni caso gli inglesi con i loro Lancaster quando arrivavano sui cieli dell'Italia facevano sicuramente grandi danni. Quindi stavo dicendo, ecco, del 14-15 febbraio del 43 arrivano prima gli aerei che hanno il compito di tracciare il percorso, lanciavano durante il percorso anche sulla Svizzera, lanciavano spezzoni incendiari che non avrebbero appiccato nessun incendio, però serviva per indicare la rotta a un numero di aerei che poteva arrivare anche a 500 aerei, era un'enorme scia, ecco, che poteva essere lunga anche decine e decine di chilometri. Quindi c'erano questi aerei che avevano compito di tracciare il percorso e poi, quando arrivavano sull'obiettivo, di definire l'area che doveva essere bombardata attraverso quindi spezzoni incendiari che creavano un'area di fuoco che doveva poi essere saturata dai bombardamenti. Quindi in questo momento, tanto per dare l'idea, su Milano vengono sganciate 110 tonnellate di bombe esplosive e 166 tonnellate ecco, di ordigni incendiari. Gli obiettivi sono sempre gli stessi, vengono colpite anche delle fabbriche, per esempio l'Alfa Romeo, la Caproni, la Isotta Fraschini, ecco, ma non erano tanto l'obiettivo. Invece l'obiettivo era il centro città, quindi Porta Genova, lo scalo Farini, il Duomo non venne colpito, però venne colpita l'area adiacente, l'Arena, piazzale Loreto, la stazione centrale, l'Università Cattolica, che vorrà dire poi in prospettiva anche la costruzione della Basilica di Sant'Ambrogio. In sostanza, se dovessimo avere un bilancio di questa incursione inglese, 203 case totalmente distrutte, 220 gravemente danneggiate, 376 condanni importanti e più di 3.000 condanni lievi. Cioè alla fine nel 1945 almeno il 50% delle case di Milano avevano subito danni, tanto per dare l'idea.
o danni irreparabili. Infatti poi anche palazzi storici importanti vennero abbattuti perché erano irrecuperabili, oppure danni gravi che però in qualche modo spinsero i proprietari a decidere di abbattere gli edifici. Comunque in ogni caso ecco, il 50% degli edifici a Milano. In questo momento quindi San Valentino del 43 i morti furono 133, ma contemporaneamente i senza tetto risultarono 10.000, ecco, gente che aveva perso la casa. E intanto comincia il fenomeno dello sfollamento, perché di fronte alle ai due bombardamenti è chiaro che gli inglesi sarebbero ritornati. Quindi il fenomeno dello sfollamento sappiamo, ecco, chi era ricco, l'industriale di turno poteva benissimo trovare un albergo, Lago Maggiore, ecco, e lì naturalmente ecco, vivere senza nessun problema. Quindi c'è anche da dire che i bombardamenti colpirono la parte più debole della popolazione, ecco, chi aveva soldi, chi non aveva preoccupazioni sapeva ecco, dove sarebbe stato il caso di andare a vivere. Gli sfollati sono coloro che i più fortunati trovano casa in Brianza, ma gli altri invece devono fare continuamente i pendolari, quindi la famiglia dormiva fuori Milano ma poi alla mattina doveva rientrare a Milano per lavorare, e spesso dopo i bombardamenti non funzionava niente, quindi una giornata di lavoro si prolungava con un numero esorbitante di ore con disagi che è facile immaginare. Ma il peggio su Milano deve ancora arrivare, e il peggio sarà ecco, l'agosto del 43. Anche qua l'obiettivo non era tanto militare, non c'era niente di militare da bombardare, l'obiettivo è politico, perché agosto del 43 vuol dire tra il 25 luglio e l'8 settembre. Abbiamo visto l'altra volta che con il 25 luglio c'è la caduta del fascismo, Mussolini è arrestato, governo Badoglio, ma la guerra continua. Il governo Badoglio ha paura ecco, a uscire dalla guerra, il re Badoglio ha paura folle ecco, dei tedeschi. Quindi questi bombardamenti servono per spingere il governo Badoglio a iniziare finalmente con le trattative con gli anglo-americani che porteranno all'8 settembre. Ma quando il generale Castellano finalmente arriva a Lisbona e è in grado di iniziare trattative? Solo il 17 di agosto. Guarda caso, l'ultima incursione fu il 16 di agosto. Quindi i 1.000 morti che Milano subì in quel momento potevano essere evitati se il re e Badoglio avessero avuto più coraggio delle loro azioni e avessero iniziato prima le trattative con gli anglo-americani, oppure, come diceva Grandi, che non era uno stinco di sangue, ma un fascista Grandi, dopo il 25 luglio, quindi non bastava solamente arrestare Mussolini, ma bisognava girare le armi verso i tedeschi. Comunque arrivano pesantemente ancora gli inglesi, sono 4 incursioni aeree ecco, nel giro di una settimana, con l'incredulità dei milanesi che dopo l'incursione dell'8 di agosto pensavano di aver già dato, invece no, arrivò poi quella del 13 di agosto, arrivò quella del 15 di agosto e poi anche della notte tra il 15 e il 16 di agosto. Tanto per dare un'idea, in queste 4 incursioni aeree vennero impegnati 916 bombardieri, però pesanti Lancaster o gli Halifax, che comunque avevano più o meno le stesse potenzialità, e vennero sganciate 2.600 tonnellate di bombe sull'area, sul centro della città. I morti furono 1.000 solamente nell'agosto, 2.000 se consideriamo tutti i bombardamenti. Ecco, furono solamente, verrebbe da dire, ecco, 1.000 solamente, tra virgolette, perché è agosto, chi poteva naturalmente era fuori città, già era operante lo sfollamento. Infatti il primo bombardamento, quello dell'8 di agosto, avvenne di sabato notte, tra sabato e domenica, quindi molti erano già sfollati, hanno già raggiunto le proprie famiglie, da qui il numero relativamente ridotto dei morti. 8 agosto vuol dire 161 morti e 600 edifici distrutti. Gli obiettivi sono sempre gli stessi, quindi cerchi di fuoco a Porta Venezia, Porta Romana, Porta Garibaldi, Porta Ticinese. Certo c'è un obiettivo militare, quello di bloccare il traffico ferroviario.